Eccoci oggi a parlare delle deathbed vision, cioè delle visioni dei morenti. È un argomento cui tengo particolarmente perché in genere si parla delle near death experiences, cioè di queste esperienze cosiddette di premorte. Ma molto poco appunto dell'argomento di oggi, delle visioni dei morenti. È un argomento molto importante sia per quello che ha da dirci su la possibilità di una vita oltre la vita, sia per quanto riguarda l'assistenza, la cura che si può avere verso le persone che si stanno avviando verso l'ultimo momento di vita terrena. Ora, le visioni dei morenti sono un fenomeno complesso che è stato studiato per la prima volta da Elisabeth Kubler-Ross, che è una psichiatra svizzera, poi naturalizzata americana, e che fece degli studi pionieristici su questo fenomeno. Fu in realtà la prima a raccogliere sistematicamente le testimonianze delle persone che stavano morendo e che appunto le descrivevano ciò che stavano percependo. La Elisabeth Kubler-Ross ci ha permesso anche di constatare una caratteristica fondamentale di queste esperienze, e cioè che queste esperienze dei morenti consistono in percezioni che hanno per oggetto soltanto dei propri cari già defunti, e giammai invece dei propri cari ancora in vita. È significativo, per esempio, che lei domandasse anche ai bambini che stavano per morire, domandasse a questi bambini chi vorresti avere vicino nel momento in cui dovessi andare via, e tutti quanti i bambini rispondevano, come prevedibile, mamma e papà. Però nessuno di questi bambini vedeva la mamma o il papà. Tutti questi bambini vedevano sempre e soltanto dei parenti che potevano non riconoscere, ma che poi dalla descrizione che veniva fatta venivano riconosciuti dai loro genitori, o dei nonni, oppure degli altri bambini che venivano a prenderli per andare a giocare insieme. Quindi vediamo che già dalla ricerca della Kubler-Ross emerge un fatto importante e che ci aiuta a orientarci sulla natura di questo fenomeno, ovvero si vedono sempre persone che sono già defunte, non si vedono persone ancora in vita. Anche quando sarebbe prevedibile, qualora si trattasse di allucinazioni, che avvenisse proprio quest'ultima cosa. Ma andiamo con ordine. Un altro aspetto di queste percezioni è che oltre ai propri cari già defunti, quindi parliamo appunto di parenti o amici, il morente può vedere delle figure ultraterrene, delle figure spirituali che gli appaiono come non appartenenti né nel presente né nel passato al mondo terreno. Tra queste figure possono apparire delle figure che vengono riconosciute come
come tipiche della propria tradizione religiosa. Quel che cambia è appunto il tipo di identità di queste figure, perché in Occidente può capitare di vedere Gesù, un ebreo non lo vedrà con ogni probabilità, mentre invece in Oriente si possono vedere delle figure che rappresentano delle divinità appartenenti, per quanto riguarda l'India, per esempio, alla religione induista. Ora, è interessante notare a questo proposito che la frequenza con cui vengono viste queste figure ultraterrene cambia a seconda anche della latitudine. Cioè in Europa e anche negli Stati Uniti è più difficile che ciò avvenga. Da uno studio fatto in Inghilterra, il 2% delle persone vede delle figure ultraterrene, mentre invece tutti quanti gli altri vedono delle figure appunto che appartengono alla propria parentela o al proprio mondo delle amicizie. Mentre invece in un paese come l'India, non a caso cito l'India perché lì è stato fatto un grosso studio, è molto più frequente, quindi percentuali con cifre appunto a due zeri, la percezione di figure ultraterrene, tra cui per esempio il dio della morte, no? Ora è interessante notare una cosa: questo tipo di considerazione potrebbe far pensare che si tratti di allucinazioni, cioè potrebbe giocare a favore dell'ipotesi contraria a quella della natura oggettiva di questo tipo di visioni. Di per sé potrebbe avere questo significato, però questo dato può essere letto in un altro modo, e cioè le figure ultraterrene possono, come dire, indossare l'identità che più si confà alle aspettative del morente, e quindi sostanzialmente questo, diciamo, adattamento può essere il modo in cui ci si prende cura nuovamente di chi sta morendo. Naturalmente, per poter dire questo, per poter dire cioè che questa chiave di lettura sia quella più probabile, più ragionevole, più plausibile, occorre portare altri dati a sostegno dell'ipotesi della natura oggettiva di questo tipo di percezioni e di visioni, ed è quello che faremo. Io parlavo del confronto fra persone appartenenti alla cultura occidentale e indiani. Perché questo? Perché è stato fatto un grosso studio, questo già negli anni 70, 60 e 70, ad opera di Osis e Haraldsson, su appunto 700 pazienti terminali distribuiti tra ospedali americani e ospedali indiani. A questo riguardo sono stati arruolati 5.000 medici e 5.000 infermiere, e quindi si sono avuti questi primi dati, diciamo, organizzati come dire, in un modo più da ricerca scientifica sulla natura di queste esperienze. Questo è stato uno studio quindi molto importante da questo punto di vista, ma diciamo subito che se da questo studio è emerso che le persone appartenenti a una religione induista, invece di Gesù, possono vedere Yamarai, no, il dio della morte, da questo studio, ma anche da altri studi che sono stati fatti in seguito, è emerso che il fenomeno delle dead vision è un fenomeno che
attraversa trasversalmente tutte quante le culture, tutte quante le religioni. E attraversa quindi trasversalmente anche culture dove è molto diffuso l'ateismo. Quel che accade è che questo tipo di esperienze sono indipendenti dalle aspettative delle persone. Per quanto riguarda l'esperienza in sé per sé, possono invece adattarsi alle aspettative più specifiche di tipo culturale o religioso che le persone hanno. Sono delle esperienze che le persone possono comunque non aspettarsi. E ciò nonostante, sono esperienze estremamente diffuse. Anzi, probabilmente sono più diffuse di quanto non si ritenga, perché non sempre sono in grado, sia i parenti sia il personale sanitario, di riconoscere i segnali che queste esperienze hanno preso luogo. A proposito di questi segnali, è importante considerare il segnale fondamentale, che cioè le persone si rasserenano, si illuminano, sorridono. E poi cominciano a vedere qualcuno che il personale medico oppure i parenti non vedono in genere, poi torneremo su questo aspetto, qualcuno che si trova proprio nel luogo fisico dove sta il paziente. Si vede che i parenti che stanno lì possono constatare che il morente sta fissando un angolo della stanza o che sta seguendo con lo sguardo il movimento di qualcuno. Possono osservare che sta protendendo le braccia verso una qualche figura che sta osservando e a un certo punto possono anche constatare che la persona inizia anche a dialogare con queste figure che sta osservando, che sta vedendo. Quindi l'incontro avviene nello spazio reale, nello spazio oggettivo. Ciò non è però del tutto esaustivo. Perché? Perché le persone che stanno morendo possono anche vedere degli spazi ultraterreni e possono con la loro mente entrare in questi spazi e rientrare poi nello spazio terreno. Questo è quello che loro raccontano, quello che loro dicono. Quindi ci può essere una oscillazione fra questi due domini, no? Quello terreno e quello ultraterreno. Quando raccontano di ciò che hanno visto del dominio ultraterreno, parlano di paesaggi naturali molto belli, dai colori luminosi, parlano della luce, cioè fanno delle descrizioni che sono simili a quelle descrizioni che vengono riportate anche da chi ha vissuto un'esperienza di premorte. È interessante notare una cosa. Questo tipo di esperienze possono iniziare anche settimane prima, giorni prima o ore prima il decesso. Quindi ci può essere un'ampia oscillazione nella durata che precede la morte. Talvolta queste esperienze possono iniziare quando la persona sta bene, quando non è ancora in pericolo di morte. Questo, per esempio, è un altro elemento che depone a favore di una eventuale natura oggettiva del fenomeno, perché la persona può stare bene, può anche non stare in ospedale. Che cosa dicono i parenti, gli amici? Che nella visione del morente lo vengono a trovare, no? Lo rassicurano, gli dicono che sono venuti per
accoglierlo, per accompagnarlo in un viaggio che lo porterà a incontrare anche tutte quante le altre persone care che hanno già effettuato il passaggio. Infatti, proprio alla luce di questo tipo di contenuto che viene portato loro, di questo spirito dell'incontro, le persone si rassicurano e perdono la paura della morte. E parlano della dipartita come appunto un viaggio e non usano più in genere la parola morire, ma la parola partire. È interessante notare una cosa molto importante ancora, e cioè che tutto questo avviene in uno stato mentale di perfetta lucidità. Perché chiaramente questo è importante, perché stiamo parlando anche dell'alternativa di interpretazione che si può dare di queste esperienze, cioè esperienze oggettive o esperienze allucinatorie. La persona è che ha questo tipo di esperienze è lucida, non è confusa. Spesso il personale sanitario, che non è uso a assistere a questo tipo di esperienze dei propri pazienti, dà come spiegazione l'effetto di farmaci, oppure quelle che vengono chiamate psicosi organiche, cioè il collasso degli organi. In realtà ci sono due cose almeno che vanno considerate. La prima è che le allucinazioni da farmaci, o le allucinazioni anche da febbre, o le allucinazioni da collasso di vari organi del corpo, sono di tipo molto diverso da queste esperienze percettive. Perché? Perché in questi altri casi, quel che accade è che la persona intanto può entrare in uno stato confusionale. Vedi la febbre, no? La febbre molto elevata fa entrare in uno stato confusionale. Per quanto riguarda le esperienze invece allucinatorie che si hanno con le psicosi organiche e con l'uso di farmaci, le allucinazioni consistono in piccoli animali che corrono lungo le pareti della stanza o sul pavimento della stanza stessa. Sono allucinazioni, cioè, che non hanno assolutamente quel carattere di cui stiamo parlando. Sono allucinazioni che vengono riconosciute tali dagli stessi pazienti e che chiedono quindi ai dottori: per favore, che sta succedendo? Che mi aiutate a togliermi queste strane percezioni che sto vivendo? Quindi il carattere è completamente diverso. Ma come se ciò non bastasse, quando è stato fatto quel famoso studio di cui vi parlavo prima, quello di Osis e Haraldsson su 700 pazienti, quello che è emerso è che l'80%, quindi ben l'80% di questi pazienti non era sotto l'effetto di farmaci, quindi non prendeva nessun farmaco. E soltanto l'8% aveva una temperatura superiore a 39 gradi. Quindi è chiaro che questo riscontro conferma il fatto che non si tratta quantomeno di allucinazioni dettate dalla temperatura oppure dettate dall'effetto dei farmaci. Ripeto, anche le allucinazioni che sono causate da collasso degli organi hanno una natura sostanzialmente non molto dissimile alla natura delle allucinazioni indotte dai farmaci. Dunque, andando avanti, quindi abbiamo detto, hanno uno stato di lucidità, che quindi è coerente col fatto che possono non essere allucinazioni. Abbiamo detto che
possono vedere ambienti ultraterreni. È interessante notare una cosa: quando loro vedono questi ambienti, tendono a dire che questi ambienti sono più reali dell'ambiente fisico, dell'ambiente terreno. Quindi succede un po' il contrario di quello che accade quando, in genere, quando si hanno queste allucinazioni dettate dai farmaci, no? O dalle psicosi organiche. Cioè, in questo caso no, non c'è, non solo non vengono viste come allucinazioni, ma addirittura, paradossalmente, si parla di questi ambienti come più reali di quello fisico. Come se quella fosse una realtà più reale, no? Di questa che noi viviamo. È interessante notare che la presenza di, come dire, di un elemento che molti di voi già conoscono, e cioè la luce. La luce è un elemento estremamente frequente. E questa luce può essere vista sia come una sorta di alone che hanno intorno le figure dei parenti e degli amici che sono venuti ad accogliere il morente, sia come la luce che caratterizza gli ambienti ultraterreni di cui abbiamo appena parlato. C'è quindi questo senso di conforto, di serenità e di accettazione della morte. Questo, tra l'altro, ci fa pensare una cosa, che anche le persone che muoiono fisicamente da sole, forse non sono sole, no? Nel momento in cui muoiono, perché se hanno questo tipo di esperienze non lo sono. E quindi abbiamo visto che si tratta di un tipo di esperienza molto ricca di elementi. E elementi che tendono a deporre a favore della sua natura oggettiva. Ripetiamo alcuni di questi elementi che possono deporre a favore di questa ipotesi: il fatto che sono indipendenti dalla cultura e dalla religione, che si limita soltanto a delineare il tipo di figure ultraterrene che si vedono soltanto persone che sono defunte e mai persone che sono vive. E poi ancora il fatto che avevo preso un appunto. È interessante notare ancora che, tra l'altro, questo me l'ho dimenticato di dire, che a volte anche gli animali d'affezione fanno parte di questo gruppo che si fa avanti per accogliere la persona. E poi c'è un elemento determinante per capire la natura di queste esperienze, e cioè spesso questo tipo di esperienze, o spesso, diciamo, relativamente spesso, perché quello che sto per dire è talmente straordinario che anche, diciamo, un numero minoritario di casi appare, come dire, particolarmente, cioè, appare particolarmente nutrito. Ovvero, può capitare che degli parenti e degli amici che stanno al capezzale del morente vedano essi stessi le figure di coloro che sono venuti ad accogliere il morente. E ancora più strano è che questa stessa percezione la possono avere medici e infermieri. Sono state raccolte, per esempio, da Raymond Moody, no? Che è un altro psichiatra che si è occupato di questo argomento, molte testimonianze in tal senso. E spesso gli infermieri o i medici che hanno, diciamo, condiviso con Raymond Moody questo tipo di esperienze di loro osservatori, aggiungevano che tendevano a non parlarne di questa cosa per evitare che potessero essere non solo ridicolizzati, ma anche per evitare che potessero mettere a rischio il loro stesso posto di lavoro, naturalmente, con preoccupazioni comprensibili. È interessante notare che anche parenti, amici e personale sanitario
vedono delle figure che sono delle figure che appaiono sane, più giovani, esattamente come vengono descritte dal morente e come noi sappiamo che vengono descritte anche dalle persone che sono in stato di morte clinica, cioè nelle near death experiences. Quindi torna questo elemento del vedere i propri cari stare bene, essere ringiovaniti e stare bene sia fisicamente che dal punto di vista, diciamo, mentale, emotivo. Questo tipo di esperienze fatte dagli astanti, cioè fatte da coloro che stanno a capezzare del morente, sono chiamate da Raymond Moody esperienze di morte condivisa. Anche per un fatto, perché può capitare che queste persone non solo vedano le loro stesse le visioni dei morenti, no? E le vedano nello stesso modo in cui le vedono i morenti e le possono vedere anche più di uno, ma può succedere che alcune di queste persone poi vedano il tunnel con in fondo la luce, il morente che ora è defunto appare, che si manifesta con una immagine corporea ringiovanita e in piena salute. Quindi può succedere che non solo ci sia una condivisione delle visioni dei morenti, delle dead bad vision, ma addirittura una condivisione, in qualche misura, delle near death experience, quindi che si passi anche a quest'altro stadio. Tutto ciò è estremamente interessante, no? Perché, appunto, io dicevo prima, non sono casi più unici che rari, sono casi che non appartengono alla maggioranza delle esperienze dei morenti, però appartengono a una minoranza nutrita. E quindi sono casi che fanno testo, casi su cui riflettere, su cui ragionare. E la prima cosa che possiamo subito dire è che se un'allucinazione viene condivisa pure da altri nello stesso modo, forse non è un'allucinazione, no? Se il tunnel con la luce in fondo, viene percepito anche da persone che stanno benissimo, che stanno lì a visitare il proprio caro, allora forse questo tunnel, questa luce, con questa luce in fondo, non è frutto di una carenza di ossigeno. Quindi ci troviamo subito a constatare che questa concordanza di percezioni, no? Tra il morente e i parenti e gli amici che sono venuti a trovarlo, ma non solo, anche concordanza di percezioni con i parenti e gli amici che possono poi vedere l'ex morente ormai defunto con una after death communication. Anche in quel caso, cosa succede? Che la persona ormai defunta si manifesta ai superstiti, a coloro che ancora fanno una vita terrena, che sta bene, che è serena e che è ringiovanita. Quindi vediamo come tornano questo tipo di immagini e tornano questo tipo di dialoghi in situazioni molto diverse. Quindi è interessante, è importante studiare, considerare le visioni dei morenti. Ci aprono chiaramente un quadro fondamentale per comprendere i fenomeni di cui stiamo parlando, cioè è importante sommare quello che percepiscono i morenti con quello che percepiscono le persone in stato di morte clinica, con quello che percepiscono le persone che sono rimaste e che possono imprevedibilmente avere queste after death communication, quello che percepiscono le persone che
nello studio dello psicoterapeuta fanno una IADC, quindi una induced after death communication, no? Che come after death communication è molto più corposa, molto più lunga, molto più articolata, no? E che manifesta le stesse caratteristiche, cioè le stesse caratteristiche percettive, cioè la luce, questa visione dei propri cari, i dialoghi telepatici che avvengono in tutte e tre le situazioni, eccetera, eccetera. Quindi è importante avere, cioè, una visione di insieme, altrimenti se, come dire, mandiamo avanti queste esperienze in ordine sparso, ci sarà sempre più facile per chi vuole argomentare pregiudizialmente che si tratta di allucinazioni, trovare delle ipotesi per una e per l'altra, no? È evidente che la spiegazione di queste cose deve avere una radice comune perché sono esperienze assolutamente simili tra di loro. Allora, io ora ho fatto questa esposizione e vorrei invitare tutti quanti a fare delle domande così che io possa anche dialogare con voi e poter approfondire alcuni di questo tema e alcuni aspetti. Allora, qui ci sta allora una persona che dice, una donna che dice, mia zia vedeva delle galline, però vedeva anche sua madre seduta vicino a lei ed era mancata da diversi anni. E mia zia non assumeva farmaci. Ho piacere che ci sia questa conferma, no? Che le cose accadono comunque indipendentemente dall'influenza dei farmaci. E ancora, sì, è vero, si manifestano in buona salute e di mezza età, no? Infatti. Quindi sono contento di queste due testimonianze che confermano quantomeno la fenomenologia di cui stiamo parlando. Considerate un fatto che un'altra ricerca molto importante è stata fatta in Inghilterra da Fenwick. Fenwick è uno psichiatra e che si è molto occupato di questo argomento e quindi ha portato dei dati molto ben documentati. E in Inghilterra i dati sono stati, percentuali sono questi, che quando ci sono queste visioni, il 70% vede parenti e amici. Solo il 2% figure religiose, e poi ci sta un residuo del 28% che vede, ma non si riesce a capire perché non sempre si ha modo di farsi, come dire, di farsi condividere dalla persona ciò che sta vedendo, no? Cioè ci si rende conto che ha queste visioni, ma rimaniamo all'oscuro di chi sta vedendo. Dunque, mi viene domandato, se in caso di suicidio avviene lo stesso. Io a questa domanda non so rispondere. Perché? Perché tutti quanti gli studi che sono stati fatti non sono stati fatti su casi di suicidio, per ragioni comprensibili, perché chi diciamo, si suicida anche se non riesce a suicidarsi, anche se mettiamo, non riuscisse a suicidarsi, no? Ma si avviasse verso la morte. E quindi in questo caso potrebbe avere forse delle visioni analoghe, poi però non farebbe parte del gruppo di studio dei morenti, perché questi studi sono stati fatti su chi poi dopo è effettivamente morto. E se il suicida poi muore, generalmente lo fa in un modo che non è tanto pubblico, non è che lo fa dentro un ospedale. È più difficile, chiaramente può farlo in solitudine, poi essere ricoverato in ospedale, però poi bisogna vedere se riprende coscienza prima di morire, cioè, e quindi è più difficile, no? Fare rispondere a proposito dei suicidi. Quello che possiamo dire è che però
persone che hanno tentato il suicidio e che non ci sono fortunatamente riuscite, sono tornate raccontando delle proprie esperienze di premorte. Questo sì, questo lo possiamo dire. Ed è confortante constatare che le persone che hanno tentato il suicidio, dopo aver avuto un'esperienza di premorte, paradossalmente, perché sono esperienze belle, positive anche per loro, poi non si suicida più. Non si suicida più perché attraverso questa esperienza di premorte ha ritrovato il senso della propria vita. Perché le esperienze di premorte, come noi sappiamo, tendono ad avere nel complesso delle loro manifestazioni anche un senso di rivelazione sul senso, sul significato della vita. E quindi quando loro tornano cambia completamente la prospettiva, l'ottica con cui vedono l'esistenza e quindi non sono più attratti dall'idea di suicidarsi. Questo può succedere anche con persone con Alzheimer, perché mio papà una settimana prima vedeva due persone dentro la sua stanza. Quando è entrato in coma guardava sempre il crocifisso dell'ospedale. Questa domanda pure è molto interessante perché mi permette di aggiungere una cosa, e cioè un altro fenomeno veramente interessante e che va correlato con questi è quello della cosiddetta lucidità terminale. Si intende per lucidità terminale una capacità che inspiegabilmente hanno i malati di Alzheimer di riconoscere e comunicare con i propri cari dopo che ormai avevano completamente perso la capacità di farlo. Quindi è del tutto paradossale perché queste persone, questi nostri cari, sono giunti allo stadio terminale della loro malattia, quindi le capacità cerebrali sono ridotte ormai al lumicino. Non sono nemmeno più in grado di sostenere la sopravvivenza del corpo e poco prima di morire possono riconoscere chi il figlio, possono riconoscere gli altri e accomiatarsi. Di questi casi di lucidità terminale ne sono stati raccolti diversi, un nutrito numero, e su questo, diciamo, non c'è spiegazione biologica. Quindi è comunque un dato che invece fa corpo con quelli di cui stiamo parlando, perché la spiegazione può non essere biologica, ma può essere una spiegazione che va oltre quelle le spiegazioni di natura fisica. Cioè, probabilmente la persona, possiamo ipotizzare che probabilmente la persona, nel momento in cui si distacca, comincia a distaccarsi dal corpo, riacquista le capacità. Cioè, la mente può essere vista in due modi, o come un fenomeno emergente, diciamo, dell'attività cerebrale, oppure come una entità che va a incarnarsi in un corpo e in un cervello. Ma nel momento in cui lo fa, perde una serie di capacità, perché il cervello viene a fungere da filtro, da un lato permette nella vita terrena lo svolgersi dell'attività mentale stessa, ma dall'altro la limita. Questo lo possiamo vedere proprio nelle esperienze di premorte, perché quando le persone si distaccano dal corpo, acquistano delle capacità che prima non avevano, paradossalmente. Cioè vedono in modo sferico, quindi vedono a 360 gradi, ma in più sopra e sotto contemporaneamente. Vedono in modo super dettagliato, mi ricordo un paziente raccontava che poteva contare i capelli, evidentemente forse non erano tanti, del medico che stava cercando di salvarlo, no? Sentono i pensieri dello staff medico, no? Possono passare, cioè, quindi hanno una serie di capacità che noi di regola non abbiamo. Allora, può darsi che nel momento della lucidità terminale la persona stia, siccome avviene proprio poco prima, cioè non settimane prima come nel caso delle visioni dei morenti, settimane o giorni, ma avviene veramente a ridosso del decesso,
Può darsi che il fatto che la mente stia cominciando a separarsi dal corpo le consente di recuperare le proprie funzioni, e la prima di queste, naturalmente, può essere quella di riconoscere i propri cari per poterli salutare. Dunque, allora, che mi è capitato di, mi si chiede se posso raccontare qualche caso che mi è capitato di sperimentare personalmente. Ah, allora, io posso raccontare questo caso. Una volta da me è venuta diciamo, un caso di una paziente che era venuta per il lutto di della nonna. E lei era molto, molto afflitta per questo lutto, ed era triste anche perché, da quello che sapeva, la nonna era morta senza la presenza di una figura familiare accanto a lei, perché la morte era avvenuta durante una gita con altre signore anziane, e quindi diciamo non c'era nessun familiare con lei. Questo la rattristava molto. Allora io le chiesi: "Ma hai saputo da queste altre signore anziane che stavano con tua nonna se per caso lei sembrava vedere qualcuno?" E lei mi rispose: "Ma in effetti sì, perché mi raccontarono, ma io non diedi molto peso, pensai che fosse una specie di delirio, di allucinazione, mi raccontarono che mia nonna si era molto rasserenata e diceva che vedeva e nonno, che vedeva il marito, e che quindi poi morì tranquilla." Però mi ripetette la paziente: io penso che questo sia stato soltanto un delirio, un'allucinazione." Facemmo la IADC, quindi l'Induced After Death Communication. Quando la paziente entrò in stato di ricettività mentale, no? Iniziò a parlare, vide la nonna e iniziò a parlare con lei. A un certo punto io le domandai: "Ma prova a do domanda a nonna poi se effettivamente quando lei stava per morire ha visto tuo nonno, ha visto il marito oppure no?" E lei quindi iniziò a fare questa domanda e mi disse, diciamo, molto meravigliata e molto meravigliata e contenta, disse: "Dottore, nonno è qua, sta qua, vedo anche lui." E il nonno le raccontò che effettivamente era andato a trovare la moglie, e che era vero quindi che lei lo stava vedendo, era andata proprio ad accoglierla e ad accompagnarla. Poi mi si domanda, dunque, mio padre, che non parlava da 2 giorni, 2 ore prima di andare, si è quasi sollevato dal letto pronunciando il nome di un santo a cui era molto devoto." Ecco, questo è uno di quei casi in cui le visioni, in cui ora, io credo di capire da come viene formulata la domanda, che sembrava che il padre di questa persona proprio vedesse, no, qualcuno. Ecco, probabilmente stava vedendo quel santo, cioè probabilmente una figura religiosa aveva assunto quelle sembianze, o forse era proprio quel santo, cui lui era molto devoto, e quindi in questo caso il compito, la funzione di accoglimento e di accompagnamento è stata svolta da questa figura. E in ogni caso è importantissimo sapere che un proprio caro muore sereno. Perché poi, al di là di tutto, no, c'è questa possibilità, no, di morire sereni, di morire con l'idea che non stai morendo, ma che stai attuando una transizione, no? E questo è molto confortante per noi, no? Pensando ai nostri cari, pensando agli ultimi momenti dei nostri cari. Poi naturalmente c'è tutto il resto del discorso che è fondamentale, perché non possiamo non domandarci quale sarà il loro destino effettivo e quale sarà anche il nostro, e quale sarà il destino comune, se ci rincontreremo oppure no. Dunque, altra domanda. Come
Quando la mia mamma mi ha lasciato, la cosa che mi spaventava tantissimo era che io non l'avevo potuta accompagnare. Qui in questa dimensione eravamo sempre insieme e le tenevo sempre la mano e lei la teneva a me. Quindi, invece che qualcuno della nostra famiglia la sia andata, presumo che qualcuno della nostra famiglia la sia andata a prendere. Sì, lo presumo anch'io. Lo presumo anch'io. Questo tipo di esperienze spesso non si rendono manifeste per quale motivo anche? Perché oggi il morire è stato medicalizzato in un modo che dovrebbe probabilmente essere rivisto. Cioè, essere in ospedale, essere messi in coma farmacologico, no? Essere imbottiti di farmaci, tutto questo non è che favorisce questo tipo di esperienze, no, può o impedirle, forse, chissà, non lo sappiamo quello che succede in chi è in coma farmacologico, ma comunque impedisce di poterle condividere. Quindi, la forte medicalizzazione della morte. È chiaro che gioca un ruolo di contenimento nella condivisione di queste esperienze, no? Spesso, diciamo, queste esperienze poi non sono riconosciute quando avvengono davanti a noi, proprio perché non si è preparati, perché pochissime persone, diciamo, sono preparate a questo, purtroppo nemmeno lo staff medico, salvo medici e infermieri che lavorano negli hospice, perché a quel punto ne vedono talmente tante di persone che attuano il trapasso che poi l'argomento diventa un argomento che non si può più ignorare. Però ecco, io sì, torno a dire che a mio parere anche la mamma della persona che ha fatto questa domanda, con ogni probabilità, e non posso dire con certezza ovviamente, ma con ogni probabilità anche lei è stata accolta già da morente e poi accolta ancora, ha continuato ad essere accolta dopo, perché quando si hanno le esperienze di morte clinica, che viene chiamata premorte, ma in realtà è morte clinica, il termine premorte è molto confusivo, no? Per esempio, quando si dice premorte, forse si potrebbe più intendere le visioni dei morenti, no? Invece per premorte si intendono le esperienze in stato di morte clinica, cioè quando oramai l'elettroencefalogramma è piatto, perché il cuore ha smesso di battere e il respiro non c'è più. Ebbene, le persone che tornano da uno stato di morte clinica raccontano che, come si sono separati dal corpo, hanno visto i propri cari, alcuni propri cari che erano lì per accompagnarli. Quindi immediatamente, già nello stato di out-of-body experience, hanno attuato questo incontro, hanno realizzato questa esperienza. E che quando poi sono giunti alla fine del tunnel, quindi dove c'era la grande luce, questa grande luce di amore incondizionato, no? Assoluto, in cui si sono trovati, poi hanno potuto vedere anche questi paesaggi meravigliosi, dove hanno trovato tutti quanti gli altri che facevano parte delle proprie relazioni affettive. Poi mi si domanda, sono in sanitaria, molto spesso chiamano i loro cari, soprattutto i genitori. Allora, diciamo, si possono chiamare i propri cari in vari modi, no? Chi sta male può dire mamma mia, no? E può essere un modo di esprimere il proprio dolore, non la propria sofferenza. Però, in questi casi, chiamare i propri familiari, se accompagnato anche da da un certo corteo di espressivo, no? Non verbale, può stare proprio effettivamente a rappresentare la percezione sensoriale di queste persone, di questi familiari. Quindi si può verificare proprio una dead bad vision. Poi la si può interpretare come allucinazione. Io
portando delle ragioni che mi spingono a ritenere più probabile l'ipotesi che siano delle visioni oggettive. Però, intanto comunque è importante per chi sta al capezzale del morente riconoscere che ha questo tipo di percezione. Perché poi se ha questo tipo di percezione è importante, come dire, assisterlo anche in questo. Cioè, non assumere atteggiamenti, come dire, che tendono a ignorare quello che sta succedendo, no? Oppure atteggiamenti addirittura che oppure atteggiamenti che tendono a medicalizzare davanti al paziente quello che sta accadendo, perché comunque è qualcosa di prezioso e di sacro per il paziente, che siamo noi per decidere la natura di quello che lui sta provando in quegli ultimi momenti di vita. Si è anche ipotizzato che alcuni pazienti non lo dicano ai medici per paura che gli diano dei farmaci che gli vanno a interrompere questo tipo di esperienze, no? Dunque, le anime vengono accolte da parenti o amici e poi figure di luce che l'accompagneranno durante il trapasso. La luce la vedono tutti, secondo me è solo un primo passaggio, poi l'anima andrà a collocarsi in base all'evoluzione dell'anima. Allora, la luce è un dato, tutti non lo so, però è un dato ricorrente, molto frequente. È interessante notare una cosa, che questa luce, quando l'esperienza di visione dei morenti è condivisa dai parenti e degli amici che stanno al capezzale, la stessa luce può essere vista da loro. Qui è interessantissimo perché allora, quando la persona sta per morire, i parenti e gli amici possono loro vedere questa luce carica d'amore, loro percepiscono l'amore in questa luce che va sul paziente. E quando poi la morte si è conclusa, questa luce viene a spengersi, no? Quindi ritorna da dove era venuta. Ed è interessante un'altra cosa, e cioè che dopo la morte diverse persone che sono lì possono raccontare di avere visto una sorta di nebbiolina luminosa uscire dalla testa, dal petto o dai piedi, no? E poi a poco andare a dissolversi fuori dal corpo della persona stessa. Un'altra esperienza che diversi riportano è una sorta di venticello che c'è, no? Una mia paziente, per esempio, mi raccontò che per 3 giorni lui, lei e il fratello sentirono in quella stanza chiusa questo venticello. Oh, mi dicevi, la luce la vedono, secondo me è solo un primo passaggio, poi l'anima andrà a collocarsi. Però noi sappiamo che quando si è realizzato il trapasso, la persona entra in questo tunnel all'inizio buio, ma che rapidamente poi fa vedere in fondo questa luce verso cui si va a grande velocità, una luce che diventa sempre più grande e che attrae la persona, una luce appunto carica di amore incondizionato e infinito. Quindi in quel caso poi la luce ritorna, non solo, ma quando la persona nella esperienza di cosiddetta di premorte arriva al cospetto della luce, viene come dire inondata della luce, non solo percepisce pienamente tutto l'amore che questa luce le rivolge, ma comincia a condividere la conoscenza di questa luce. Quello che loro dicono è che si tratta di una luce entità personale che ha una conoscenza incommensurabile e a contatto con questa luce loro riescono, questo raccontano, riescono a capire perché sono nati in quella loro famiglia, con quei genitori, con quel fratello, quella sorella, perché sono nati
quindi in quella situazione storico-geografica, quindi cominciano a capire che la loro vita è inserita all'interno di un disegno. Capiscono qual è il senso della loro vita, quindi qual è il compito, quali sono i compiti importanti che dovevano svolgere in questa vita, e si rendono anche conto di cose che riguardano l'umanità intera. Loro dicono che lì appare del tutto chiaro anche perché esiste tutto il male che esiste, sia quello fatto dagli uomini, sia quello che deriva dalle forze della natura. Perché c'è stato uno tsunami? Nulla, loro dicono, è casuale. Tutto questo, ora la sto facendo molto in breve, accade al cospetto della luce, quando si partecipa della sapienza della luce. Ma poi, andando nei paesaggi ultraterreni, io lo vedo anche con le IADC, no? I miei pazienti che fanno un Induced After Death Communication per entrare in comunicazione diretta con i propri cari, qua, loro spesso vedono la luce. Spesso, diciamo, la luce può anticipare la visione dei propri cari. Oppure, quando vedono i propri cari in un ambiente ultraterreno, lo vedo in un ambiente carico di luce, con colori luminescenti. Quindi la luce tende a tornare, tra l'altro, non soltanto come luce Dio, no? Ma anche come luce della persona amata. Spesso anche le persone amate, perdute, almeno nella vita terrena, o almeno perdute all'interno di una, come dire, di una comunicazione fisica, di un contatto fisico, perché poi emerge che non sono così perdute come sembra. Ebbene, anche queste persone a volte si manifestano proprio direttamente come luce, loro dialogano con loro, cioè i miei pazienti dialogano con i propri cari. Generalmente i propri cari vengono visti nelle loro sembianze, ma può capitare che vengano visti come luce. È una minoranza di casi, non molto nutrita, no? Ma esiste. D'altra parte, tornando alle Near Death Experiences, loro dicono quando tornano che capiscono, al cospetto della luce, di essere fatti come la luce, no? Che tra l'altro è una nozione che appartiene anche alla nostra tradizione, no? Alla nostra tradizione culturale. Allora, proviamo ad andare avanti. Non so se quello che dirò è inerente al discorso, ma io mia madre l'ho sognata esattamente un anno prima che morisse, in una veste molto particolare che mi comunicava che stava lì perché i sapienti l'avevano convocata. Spazio e tempo non esistono, e lì la forma fisica è perfetta. Beh, è vero che la forma fisica è proprio perfetta perché è quello che torna. Dunque, qui questa testimonianza è particolare perché l'esperienza la si è avuta un anno prima che la mamma morisse. E la mamma che diceva era lì perché i sapienti l'avevano convocata e spazio e tempo non esistono. Beh, è interessante questa cosa. Ora, certo, non sappiamo se effettivamente la mamma, forse in uno stato onirico, no? Ha effettivamente, come dire, attuato un passaggio all'altra dimensione. Gli stati onirici non sono sempre soltanto dei meri sogni, come quelli che si conoscono in psicologia. Per esempio, quando si perde un proprio caro, per esempio, esistono, ora parlavamo delle visioni demorenti, quando la persona muore, possono esserci quelle che vengono chiamate dead coincidences, cioè coincidenze della morte. Che vuol dire? Vuol dire che persone che conoscono colui, colei che è morta e che sono distanti, e che potrebbero anche non sapere che la persona stava morendo e che è morta, possono avere delle esperienze di questa stessa persona che è andata da loro per dare l'ultimo saluto. E queste stesse esperienze le possono avere in sogno. Quindi qui,
Queste sono delle after death communication, no? Che avvengono in coincidenza con la morte della persona. Però le after death communication possono avvenire anche poi in tempi seguenti. Il sogno è una delle forme privilegiate in cui possono avvenire questo tipo di esperienze, ma si tratta di sogni molto particolari, cioè non sono sogni confusi, non sono sogni incoerenti. Per esempio, nemmeno incoerenti col fatto che la persona di cui stiamo parlando è morta, perché il parente, l'amico, sogna la persona morta che da morta è venuta a trovarli e a salutarli. E quando si fa vedere più giovane, che sta bene, che è serena. Quindi sono dei sogni molto lucidi, molto chiari e completamente diversi da quelli normali. Allora, quello che io ritengo, come me, molti che si occupano anche di questo argomento, è che la dimensione del sogno ci renda anche più ricettivi verso certi tipi di comunicazione. Un altro momento è quello del passaggio tra il sonno e la veglia, no? Anche in quei casi si possono avere queste esperienze. Ma notiamo una cosa, queste esperienze sono anche esperienze telepatiche, perché la persona viene, si fa vedere e ti comunica telepaticamente delle cose. Quando si fanno gli studi sulla telepatia, si usa il cosiddetto stato Ganzfeld. Significa uno stato creato attraverso una certa deprivazione sensoriale che immette la persona in una condizione che assomiglia un po' come dire, alla, a, a quella che c'è tra il sonno e la veglia, ok? In quello stato le persone riescono ad avere più facilmente esperienze telepatiche, che poi vengono studiate sperimentalmente. Su queste esperienze si fanno poi le statistiche, si dimostra che probabilità c'è che siano casuali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, però, è interessante notare che quando facciamo gli studi sulla telepatia tendiamo a mettere le persone in quello stato lì, e quindi non ci sarebbe da meravigliarsi che quando quello stato avviene spontaneamente si abbia più capacità di interagire, di ricevere i messaggi delle persone a noi care. Quindi questo, spero di avere almeno in parte risposto a questa domanda. Ma se la persona che trepassa vede ancora chi è in vita vicino a lei? Ma senz'altro. La persona che. Dunque, allora, prima che la persona trapassi è lucida e quindi vede sia i propri cari viventi di vita terrena che stanno lì, sia i propri cari viventi di vita ormai ultramondana. Vede entrambi e interagisce lucidamente con gli uni e con gli altri, no? Poi, dopo essere trapassata, la persona vede esattamente quello che esattamente vede chi è ancora in vita terrena, vede anzitutto le persone che stanno lì dove lei è morta. Perché l'esperienza è che ci si separa dal corpo, si perde completamente intanto ogni forma di dolore, di sofferenza, si acquista subito uno stato di serenità. Ci si trova in alto, generalmente da una prospettiva di un angolo della stanza, e si osserva tutto quello che sta accadendo. E quindi si vedono i propri cari che stanno là, oppure si vede il dottore che sta cercando di salvarlo, di salvare la persona che ormai è in stato di morte clinica, no? Quindi sta cercando con le manovre di rianimazione di riportarla in vita, come poi evidentemente accade, visto che ce lo raccontano. Ecco, quindi loro ci narrano che vedono i propri cari che stanno lì, ma non solo. Se i propri cari non stanno ovviamente nella sala di rianimazione, no? Per cui se stanno a casa vedono i propri cari che stanno a casa, se no vedono i dottori subito, ma poi possono spostarsi semplicemente pensandolo in sala d'attesa e quindi vedere i propri cari, oppure in qualsiasi altra parte del mondo. E quindi senz'altro hanno questa capacità, loro questo raccontano, io relata refero, cioè questo raccontano, che loro avevano questa capacità di vedere tutti quanti i propri cari che stavano lasciando, no, durante la transizione. Ed è interessante,
poi loro raccontino ai propri cari quello che hanno fatto, quello che hanno detto e quello che hanno pensato. Allora, anche qui è strana un'allucinazione che permette di sapere per filo e per segno tutto quanto quello che è successo, no? Il dubbio che non sia un'allucinazione dovrebbe venire un po' a chiunque. Dunque, sì, qui è questa sua affermativa. Vediamo se ci sono altre. Possono mandare messaggi. Ora, qui stiamo parlando di persone, immagino si sta intendendo persone già defunte. Le after death communication significa comunicazioni dopo la morte, sono proprio dei messaggi che vengono esperiti come tali da chi ha perso qualcuno. Sono delle esperienze molto diffuse, perché da una ricerca fatta all'Università del North Texas risulta che entro un anno dalla perdita, dal 75 all'80% delle persone in lutto hanno una o più di queste esperienze. Sono delle esperienze multisensoriali, quindi che possono essere visive, soprattutto visive, telepatiche, visive, telepatiche e poi tattili. Inoltre, possono realizzarsi anche attraverso il cosiddetto senso di presenza, ovvero una specie di sesto senso attraverso cui si percepisce la presenza accanto a noi della persona amata e si percepisce proprio quella persona lì, si percepisce il suo amore, anche se tutto ciò non viene accompagnato da una percezione sensoriale classica. Ma le persone che hanno questo senso di presenza non hanno dubbi su quello che riferisco, non è un'impressione, loro non lo prendono nemmeno in considerazione che possa essere stata un'impressione. Possono eventualmente pensarci come ipotesi teorica, ma il vissuto che hanno avuto, la memoria che hanno di quello che è successo, loro ti diranno che è completamente diverso da una vaga impressione, un'immaginazione. È una vera e propria percezione, no? Extrasensoriale che non passa attraverso i nostri cinque sensi. Quindi certamente i messaggi vengono dati, tutti i messaggi sono sempre, sono in genere messaggi di rassicurazione, messaggi di conforto, messaggi che ti dicono io ci sono ancora, io sto bene. Nelle IADC succede questo. Che succede? Che le ADC, che le After Death Communication, quando viene la I sta per induced, no? Quando viene indotto uno stato di ricettività mentale per averle, attraverso una procedura messa a punto in ambito psicoterapeutico, la persona può avere delle esperienze di After Death Communication anche di 2 ore. Quindi sono esperienze molto prolungate, molto articolate, che anche qui possono essere multisensoriali, in cui vengono, diciamo, in cui ci si confronta direttamente col proprio caro, no? Per sapere come sta, per risolvere le questioni rimaste in sospeso, per chiedere scusa, perdono di qualche cosa che si è fatto e che ci si è pentiti, oppure per ricevere anche da lui altrettante scuse quando invece è stata la persona perduta che si è comportata in un modo non attento, non sensibile, non buono nei nostri confronti. E un dato che ritorna sempre è che la persona cara ci è sempre vicino, cioè è con noi, non solo c'è ancora, non solo sta bene, è con noi quotidianamente, perché continua il legame di amore e quindi si prendono cura di noi. No? E si dirà come si prendono cura di noi. Beh, io spesso faccio l'esempio del film Il cielo sopra Berlino, in cui ci sono due angeli che si prendono cura dei mortali e dalle guglie della chiesa scendono e poi, ascoltando i pensieri, le preoccupazioni, poggiano una mano e suggeriscono un pensiero che può aiutarli a risolvere un problema, una situazione. Uno dei modi in cui loro ci possono aiutare, questo emerge anche proprio dalle IADC, è suggerendoci dei pensieri. Certi pensieri che ci vengono dal nulla, no? Possono
possono, potrebbero essere suggeriti da loro, no? Questo è uno dei modi. Quindi i messaggi ci sono, ma addirittura ci può essere proprio la presenza accanto a noi, no? Spesso viene detto ai miei pazienti, io sono sempre con te, sei tu con te, non te ne accorgi, no? Io ti abbraccio sempre, oppure io sono dentro di te. Ecco, riferisco delle espressioni proprio verbali attraverso cui viene comunicata questa cosa. E poi l'ultimo messaggio, se vogliamo riassumere, no? Tutto quanto il discorso che viene fatto è che ci sarà e poi il ricongiungimento definitivo, no? Ci si ritroverà. Ah, dunque, solo se possono e sono autorizzati, ma questo diciamo è una cosa su cui che io non so, quindi su questo non posso rispondere. Vediamo ancora. Dunque, diventano lucidi anche al di là dell'Alzheimer. Mio padre ormai non parlava più da giorni, aveva avuto forse un ictus e veniva nutrito con flebo. Il giorno prima di morire mi ha parlato, abbracciato e mi ha detto che moriva bene. È stata bellissima questa cosa. E ho sperato che si fosse ripreso. Non capivo, speravo il giorno dopo se n'è andato e ho pensato ad un suo saluto. Infatti, concordo pienamente con questo tipo di intervento. Infatti, io ho parlato di Alzheimer. Perché diciamo, il maggior numero di casi raccolti è proprio è anche per la significatività, no? Data la malattia, è quello di pazienti di Alzheimer, ma lo stesso fenomeno di lucidità terminale si è avuto anche in altri casi, come quello di cui ora ci ha parlato questa persona. È vero, concordo pienamente con una bellissima testimonianza. Secondo me, si sente questo non credo. Come. Stessa cosa è successa a me, è tristissimo non potergli dire questo. Non, alcuni diciamo, dialoghi non riesco a comprendere. Dunque, assolutamente sì, in questi casi bisogna cercare sempre, anche se è difficile, non piangere, non avere sentimenti di attaccamento, altrimenti fanno fatica ad andare nella luce. Bisogna invece parlare loro, rassicurarli e lasciarli andare con sentimenti di amore e di pace. Io qui vorrei dire una cosa. Allora. Loro nella luce ci sono comunque, quindi non hanno, no, noi non è che noi li possiamo trattenere da questo. La luce addirittura ci sono i parenti che la vedono arrivare nella sala d'ospedale, per cui nella luce loro ci sono comunque. Allora, quindi noi non li possiamo, quindi noi non possiamo trattenerli da questo. Io so che c'è questo. Diciamo questa credenza che noi anche se è difficile, proprio rileggo la cosa che ho letto prima, do dovremmo non piangere e non avere sentimenti di attaccamento. Lo so che c'è questa credenza, però a mio parere è una falsa credenza. Mi spiego. Come dicevo prima, quando ci sono le IADC, quindi, che sono questa forma amplificata di ADC, sempre, sempre, sempre ai miei pazienti, il proprio caro dice, il loro caro dice, io ti sono sempre vicino, anche quando tu non te ne accorgi. Quindi non è che, no, che loro vengono trattenuti da noi perché abbiamo questo attaccamento verso di loro, loro comunque ci sono vicini, perché il legame di amore che c'è tra noi e loro, li spinge spontaneamente a prendersi cura di noi come avrebbero fatto in vita terrena e forse anche più di quanto avrebbero fatto in vita terrena. Quindi, questa è la prima cosa. La seconda cosa, il loro processo di crescita, no? Perché dice, poi loro devono fare il loro percorso. Il loro processo di crescita consiste probabilmente anche nel prendersi cura di noi. Cioè noi, scusate, nella vita terrena il processo di crescita spirituale consiste nel sapersi prendere cura degli altri, no? Cioè dell'avere questa capacità, no? Anche di farlo col cuore giusto. E volete che non sia di là la stessa cosa? Cioè il valore dell'amore nell'esperienza, andiamo alle esperienze di premorte, il valore dell'amore campeggia nell'aldilà come nell'aldilà, quando si fanno quelle esperienze, si torna con
una rivisitazione della scala dei valori, dove al primo posto c'è l'amore, c'è anche la conoscenza, ma più ancora l'amore è quello che viene portato come primo valore, come valore più importante, che si è preso di là e si riporta di qua. Quindi, se loro ci amano, loro è chiaro che ci sono vicini. Che succede? Che quando noi soffriamo, loro però partecipano anche a questa sofferenza, no? Perché sentono il nostro dolore, loro hanno questa super empatia. Ma d'altra parte, possiamo veramente non soffrire quando perdiamo qualcuno che a noi è molto caro? La sofferenza fa parte della perdita, no? Anzi, è importante viverla in modo consapevole. Per poterla elaborare, dobbiamo confrontarci con la nostra sofferenza, dobbiamo abbracciarla questa sofferenza. In questo modo possiamo fare sì di poter convivere con questa sofferenza, di poterla in qualche modo superare, perché troviamo la via attraverso questa sofferenza. Quindi, se si vuol dire questo va bene, ma se si volesse dire, e non credo che sia il caso della persona che ha scritto quelle cose, ma però può succedere, no? Che bisogna cercare di non soffrire quando ancora la sofferenza è all'ordine del giorno, allora si farebbe una scelta sbagliata che impedisce il vero superamento di che cosa? Non tanto della sofferenza, ma del lutto acuto, cioè ci si impedisce di arrivare a un lutto integrato. Ci si impedisce di stemperare la sofferenza perché è vissuta attraverso il filtro di significati nuovi che, per esempio, ci giungono attraverso le after death communication, no? Queste esperienze dirette di comunicazione col proprio caro. Cioè, è un tema complesso e bisognerebbe andarci con attenzione. Io talvolta ho sentito degli interventi che invece erano molto semplificatori da questo punto di vista, no? Ecco, quindi vediamo. Spero di, da questo punto di vista, di aver dato un piccolo contributo alla comprensione. Vi dico un'ultima cosa: quando hanno questi dialoghi con i loro cari, i miei pazienti non si sentono mai dire non devi soffrire, proprio così. Allora, quello che posso sentirsi dire è non soffrire come stai soffrendo perché io ci sono ancora e sto bene, mamma, per esempio, no? Ok? Quindi danno dei motivi per non soffrire e non dicono non soffrire perché sennò io non mi posso fare il mio cammino evolutivo. Non è questa la cosa che dicono. Io questa cosa non l'ho mai sentita in tantissime gli ADC. Posso sentire dire l'altra cosa, mamma, non soffrire così, non soffrire in questo modo, perché io non solo ci sono ancora, non solo sto bene, ma ti sono vicina, ti sono vicino, sto con te. Ok? Quindi è tagliato in un modo diverso il discorso del non soffrire. Sono liberi di rispondere quando vogliono. Allora, la mia esperienza è sì, cioè quando si fanno gli ADC noi abbiamo un 25% di insuccessi. Io però non attribuisco questi insuccessi a come dire, a una proibizione superiore di avere la comunicazione. Perché non l'attribuisco a questo tipo di spiegazione? Perché so per quale motivo ci sono questi insuccessi, per quale altro motivo ci sono questi insuccessi. Perché la persona non è in grado di entrare nello stato di ricettività. Poi ci sono vari modi attraverso cui ci si può ostacolare involontariamente questo stato di ricettività, però è sempre in gioco uno di questi pochi modi. Quindi, quando non c'è la comunicazione è perché noi non siamo abbastanza ricettivi. E purtroppo però non dipende dalla buona volontà. Tant'è vero che quando si hanno le ADC totalmente spontanee, si hanno quando meno te aspetti. Cioè non si hanno quando tu stai soffrendo al massimo. Generalmente, paradossalmente, almeno in modo apparente, queste after death communication totalmente spontanee, quindi non quelle, non quelle che si hanno con uno stato indotto di ricettività, quelle che quindi accadono a casa tua,
in qualsiasi momento dopo la perdita della persona a casa, quelle di cui riferiscono il 75-80%, no, di persone dopo la perdita di un proprio caro, accadono quando la persona in lutto è in uno stato di relativa quiete mentale, di relativa tranquillità. Infatti, durante le IADC loro dicono il dolore, quando è tanto alto, mi può impedire di comunicare con te. Vedete, è diverso il discorso. Il dolore può, però il dolore bisogna, cioè il dolore non è che si può mettere cioè non è che si può mettere da parte con un atto di volontà, no? Perché, come dire, è spiritualmente corretto, no? Come esistono le cose politicamente corrette, ora facciamo anche le cose spiritualmente corrette. Il dolore va saputo affrontare per poi poter diciamo, aprire come dire, una via di comunicazione col proprio caro. Allora, quindi, secondo me, sì, sono liberi di rispondere. Siamo noi che non siamo sempre liberi di recepire, di raccogliere quello che loro ci stanno dicendo. Mi è capitato di vedere un defunto pochi giorni dopo il decesso, dopo il decesso, in una grandissima luce. Era al mio letto, mi sono svegliata. È bella questa cosa, no? Questa cosa mi pare proprio una after death communication spontanea. Vedete come qui, con una grandissima luce, spesso loro appaiono con una grande luce intorno, cosa che tra l'altro si ritrova in molte immagini di santi, no? Anche l'aureola, no? L'aureola, no? Probabilmente è qualche cosa che è stato raccolto nel corso dei secoli da queste esperienze. Delle figure di luce che ci sono dell'oltre. Dunque, dalle figure di luce che sono dell'oltre, ci sono figure che sono addette proprio a queste, quando le anime potranno e quando le anime potranno mandare messaggi. Allora, non ho, forse qui nella velocità, io tra la scrittura e la mia lettura non mi è molto tutto chiaro, però voglio dire che i nostri cari possono comunicare loro direttamente con noi. A talvolta succede che non riescano a comunicarci quello che vogliono, e allora le facciano avere delle after death communication a qualcun altro del nostro cerchio, della nostra cerchia, sapendo che poi quella persona ce lo verrà a dire. Quante volte succede, no? Guarda, ho sognato, no? Mi ha detto, e questo dà tanto conforto, no? Alla persona in lutto. Quindi possono, queste after death communication, infatti, se si hanno dal 75-80% nelle persone in lutto, però hanno una frequenza sulla popolazione generale del 35%. In questa frequenza sulla popolazione generale sono comprese molte persone, anche persone che non sono in lutto, ma che le hanno e che poi, speriamo, le riferiscono a chi invece è interessato a sapere della notizia. Sì, la Terra è un passaggio, una scuola per fare esperienza, per l'evoluzione dell'anima, ed è proprio quello che ci dicono le persone che invece tornano dalle esperienze di premorte, che si è sulla Terra per evolverci come anime, e l'evoluzione avviene attraverso lo svolgimento dei compiti esistenziali che ciascuno di noi ha, diciamo, ha avuto per destino, in qualche modo che ha scelto, che sono stati scelti, no? Proprio in funzione di questa evoluzione. Infatti, quando dicono ho capito perché ero nato in quella famiglia, cioè, questo fa parte della spiegazione sui compiti esistenziali, no? Tutto quanto come dire, è allestito, per così dire, al fine di farci confrontare con dei compiti che ci consentono di crescere, no? Diceva il filosofo Nietzsche, che a me non sta molto simpatico per tanti motivi, però era molto bravo a diciamo, inventare delle massime proprio scolpite nel marmo, no? Diceva, per esempio, tutte le prove che non mi uccidono mi rafforzano. Riflette un po' questo, cioè le prove che noi abbiamo di fronte, se le affrontiamo, se ci cimentiamo con esse, ci permettono di crescere, di migliorare, no?
un po' come, diciamo, un ragazzo, no? Se ha dei compiti, un ragazzo ha dei compiti a casa di matematica, se si mette a fare questi compiti, che fa lui? Man mano diventa sempre più bravo, no? Ma diventa più bravo perché si cimenta con i problemi di matematica. La stessa cosa vale più in generale per la scuola della vita. E quando i compiti sono particolarmente o eccezionalmente difficili, pensiamo ancora nuovamente a certi lutti, quelle sono le prove, che possono però consentirci la maggiore possibilità di crescita, di trasformazione profonda, proprio strutturale, no? Del nostro modo di essere. Dunque, cosa succede alla persona che ha una morte improvvisa per arresto cardiaco? Allora, succede questo, che dopo circa dopo una media di 15 secondi, perché il lasso temporale va da 10 a 20 secondi, la persona perde completamente la coscienza, o almeno la coscienza, come dire, terrena. Cioè, dopo una media di circa 15 secondi, l'elettroencefalo, il sangue non arrivando più al cervello, no? Non arrivando più al cervello perché non viene più pompato dal cuore, mette il cervello in una condizione di silenzio elettrico. Cioè, l'elettroencefalogramma, se venisse misurato in quel momento, come viene fatto per esempio in ospedale, è piatto, è completamente piatto. Quindi non c'è più nessuna attività cerebrale. Paradossalmente, però, proprio in tali condizioni si possono avere le esperienze di premorte di cui parlavo prima, in cui ci si sente uscire fuori dal corpo, in cui si vede tutta quanta la scena della propria rianimazione, se ci stanno rianimando in quel momento, in qualche modo, evidentemente sì, se no non saremmo ritornati, e quindi poi si possono descrivere queste cose anche nei minuti particolari. Da questo punto di vista è interessante una ricerca che è stata fatta dalla Jane Holden, che è una psicologa americana che ha appunto studiato l'attendibilità di questi resoconti fatti dalle persone che hanno avuto questa out-of-body, questa uscita fuori dal corpo durante le esperienze di premorte. E lei quindi ne ha raccolti 89 casi e questi 89 casi sono stati selezionati tra tanti altri casi. E perché sono stati selezionati? Perché di questi 89 casi lei disponeva anche della descrizione di ciò che era accaduto durante la rianimazione da parte dello staff medico. Quindi aveva due versioni di quello che era successo: quello dello staff medico e quello della persona che era in stato di silenzio elettrico, quindi in stato di morte clinica, che è uscita fuori dal corpo, raccontava che cosa era successo. E lei stabilì come criterio per considerare valida la descrizione un criterio severissimo, cioè se ci fosse stato un solo errore, allora non sarebbe stata considerata attendibile la descrizione della persona che aveva avuto esperienza di premorte. È un criterio troppo, come dire, rigido, no? Se vogliamo, perché tutti quanti possiamo fare degli errori, ma però tanto meglio. Cosa è accaduto? Che sostanzialmente secondo me, circa il 90, più del 90% delle persone dei resoconti fatte dalle persone che avevano avuto esperienze premorte era senza nemmeno un errore. Quindi una percentuale molto elevata. Non c'era errore. Quindi considerate che già eravamo partiti con un buon numero di casi, una concordanza perfetta fra la descrizione che era fatta dal paziente e quella fatta dai medici. Quindi, questo cosa ci dice? Ci dice che poi, dopo la morte per arresto cardiaco, così come in genere avviene la morte, perché si ferma il cuore, ovviamente, la persona perde sì la coscienza normale, ma acquista però, continua ad avere una coscienza diversa, di cui dimostra l'esistenza attraverso queste descrizioni.
Volevo fare una domanda, se quando si muore si ha ancora la capacità di sentire, perché avevo sentito qualcosa a riguardo. Allora, se per sentire intendiamo udire, ascoltare, senz'altro, perché così come la vista è potenziata, anche l'udito, io non l'ho detto, ma anche l'udito è potenziato, ma addirittura sentire i pensieri degli altri, no? Quindi questa capacità di cogliere telepaticamente i pensieri degli altri. E poi se per sentire intendiamo qualcosa di più lato, senz'altro anche le altre percezioni, anche il sentire emotivo. Le persone, quando si disincarnano, raccontano che non soffrono più, si rasserenano, no? Quindi già parlano di stato di serenità. Quando dicono che vanno verso la luce, parlano di stato di estasi. In quel caso quindi abbiamo dei sentimenti positivi. Però poi decidono di tornare, perché spesso poi si trovano di fronte a un confine, sanno che superato quel confine non potranno più tornare indietro. Allora i casi sono due: o gli viene detto non è ancora giunto il tuo momento, quindi nonostante quello che tu vuoi, però dovrai tornare perché non è finita la tua missione, quindi hai ancora dei compiti da svolgere, oppure loro stessi dicono nonostante. Diciamo, io morirei morirei, il caso di dire, dal desiderio di restare qui, di andare oltre, però devo tornare, voglio tornare perché c'è chi ha bisogno di me e che non posso lasciare. Ah, dunque, ci vuole tanto coraggio. Io ho mia madre con un tumore al cervello, spero resti ancora un po' con me, nonostante la malattia che avanza. Tutto ciò che più desidero quando sarà è aiutarla a non avere paura e rinascere nella luce. Certo. È vero, ci vuole tanto coraggio. È proprio così. Allora, sarà importante quando verrà il momento di sua madre, anche il saper riconoscere se sua madre in quel momento vede qualcuno delle persone a lei care. E sarà importante anche saperle stare vicino. E ora questo richiederebbe un'altra trasmissione, no? Ancora un altro momento di confronto. È molto importante, però sono molto importanti le cose più semplici, cioè stabilire un contatto anche con la mano, un contatto fisico, saper stare in silenzio quando è il momento di stare in silenzio, saper far capire alla persona che se vuole può parlare con noi di qualsiasi cosa, anche della sua paura di morire. Certamente ci vuole tanto coraggio, è una delle prove più grandi questa. Siamo molto lontani, sì, dalla vicinanza autentica al morente. E qui purtroppo la nostra società gioca contro perché, anzitutto, come dicevo prima, ha medicalizzato in una maniera ipertrofica la morte e poi, dal punto di vista culturale, l'ha proprio censurata. Cioè, oggi il tabù è la morte, oggi la cosa di cui veramente non si può parlare è la morte. Per cui poi si può arrivare anche impreparati, no? Al morente, a stare vicini al morente. Una volta la morte faceva parte della vita, una volta le persone morivano in casa, fin da bambini si vedevano le persone che morivano, si vedeva cosa si faceva quando qualcuno moriva, si arrivava in modo enormemente più preparati. Oggi siamo molto, molto impreparati. Infatti la società, scusate, pensa a tantissime cazzate, ma dovrebbe preoccuparsi invece anche di rivedere il modo in cui tratta questo argomento, visto che poi è un argomento che ci riguarda tutti, credo, no? Nonostante qualcuno possa essere così ottimista da pensare che è un problema che riguarda gli altri. Allora, dunque, mio parente era arrivato alla fine, è arrivato a salutarmi e a chiedermi scusa. Ho pianto, ho pregato con lui, poi gli ho detto: ti lascio andare, vai per la tua strada. Dopo un paio d'ore è deceduto, è un ricordo che mi porto nel cuore. Sì, infatti, questa mi sembra un'ottima
un ottimo accompagnamento, no? Che è stato fatto. E, ecco, qui mi colpisce, no? È arrivato a salutarmi e a chiedermi scusa. Quello che ho qualche dubbio, non so se è arrivato a salutarti dopo essere morto e chiedere, oppure prima, perché possono avere tutte e due le cose, no? Ci possono venire a salutare dopo che sono morti e chiederci anche scusa se hanno fatto qualcosa di cui si sono pentiti, ma è anche vero che quando si arriva vicini alla morte si vuole anche, chiaramente si vuole anche salutare, si può voler salutare e si può anche voler chiedere scusa, cioè risolvere le questioni rimaste in sospeso, no? Andiamo avanti. Io sono riuscito a fare un video a mio suocero un minuto prima che morisse, il video che possiede, offuscato da una luce bianca. E poi ho staccato subito, l'ho ripreso il minuto successivo ed era svanita la luce e lei già era qui. Sì, qui potrebbe effettivamente essere successa questa cosa. Offuscato perché questo essere offuscati da una luce bianca, diciamo, è alquanto sospetta come cosa, no? Siccome succedono anche comunicazioni che passano attraverso il mondo fisico, questa potrebbe anche essere una di quelle comunicazioni, cioè che la luce è stata anche recepita dalla telecamera. Quando le after death communication in genere accadono, come vi ho detto, però accadono anche attraverso modalità fisico-materiali, come? Beh, per esempio, muore la persona, l'orologio si ferma esattamente nel momento in cui la persona è deceduta. Oppure si attiva da sola il viva voce del telefono, per cui senti tu 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 tu, no? Esattamente nel momento in cui la persona è morta. Oppure dopo che la persona è morta, no? Puoi avere esperienze di luci che si accendono, di apparecchi ugualmente che si accendono, oppure oggi sono anche diffuse fenomeni fisici che si realizzano attraverso i cellulari, ovvero arrivano dei messaggi, no? Che casualmente vanno a rappresentare dei messaggi, diciamo, che non sono stati inviati da un altro telefonino. Dei messaggi, per esempio, che si formano quando sul telefonino si mettiamo attiva Google, no? Ecco. E a quel punto la persona può accorgersi che sulla striscia bianca di Google è apparsa una scritta, no? Oppure una scritta che lo riguarda e che lei non ha digitato. Oppure, altra cosa che può succedere, tu vuoi mandare un messaggio a una persona, quindi apri, cioè ti predisponi, no? Per mandare un messaggio all'indirizzo di quella persona, poi momentaneamente succede che tu non lo mandi perché qualcosa ti interrompe, vai a riprendere il telefonino per mandarlo e ti accorgi che c'è una scritta che ti riguarda. Quindi a volte anche attraverso i telefonini avvengono questo tipo di comunicazioni fisiche. E badate bene, questo è molto importante perché la probabilità che si formi in pochi secondi un'intera frase di senso compiuto è una probabilità che è dir poco è astronomica. E sono stati fatti degli studi molto interessanti, non su questo specifico tema, ma che sono correlati a questo, che ci dicono che sono delle probabilità veramente infinitesimali. Quindi sono anche molto significativi da questo punto di vista, questo tipo di esperienze fisiche. Ma poi esperienze fisiche ne abbiamo ancora e ancora, ancora, anche su oggetti che si spostano, che si muovono. Le persone che vivono questo tipo di esperienze sanno, anche perché si svolgono poco dopo o comunque nel periodo seguente la morte, sanno riconoscerle come esperienze che hanno a che fare con la persona perduta. Spesso queste after death communication fisiche avvengono quando, spesso stranamente,
fino a un certo punto avvengono quando tra il morto e il sopravvissuto si è stabilito un patto per cui chi sarebbe morto prima avrebbe detto all'altro, avrebbe fatto capire all'altro che c'era un seguito, che c'era un al di là. Dunque, ok, io volevo. Questo è molto interessante, se questo che si può far vedere in privato, grazie, si era rivolto a me. E poi io volevo fare un video che in quel preciso momento. È possibile che nel sonno, a pochi giorni dalla morte del mio compagno, quel sogno fosse un incontro a strada con lui, continuavo a sentire la sua voce anche quando ho aperto gli occhi ed era come se l'avessi toccato. Esattamente, questo è proprio uno di quei sogni di cui parlavo prima. Il fatto che lo si continuasse a vedere anche dopo è la conferma che non era un sogno normale, no? Perché non succedono queste cose nei sogni normali. Anche a me è successo. Verissimo, sì, sono infatti lo stato di sogno è uno stato di particolare ricettività. Poi, qui, qua, durante il respiro di Brian Stoke, quando l'anima lascia il corpo, non sarei in grado di dire esattamente. È una domanda per adesso troppo specifica. Si parla che vengono accompagnati da guide, cosa si intende? Ma veramente loro, quando, in genere, quando si manifestano senza guide. Non hanno bisogno di essere accompagnati per mano da una guida, non, questo no. Il che non significa che poi non possano esistere delle guide spirituali, no? Che noi possiamo avere, però non ho trovato conferma del fatto che loro vengano accompagnati da guide. Almeno se per accompagnati da guide si intende accompagnati nelle After the Death Communication, poi se sono accompagnati da guide nella vita dell'aldilà, questo non lo so, ovviamente. Okay. Poi è possibile ricevere messaggi da parte dei nostri cari attraverso i sogni, senz'altro, come dicevamo anche prima. E dunque, il corso di settembre. Allora, mi si chiede del corso, però il corso di settembre devo decidere dove si terrà. È un corso di EADC Therapy, quindi di psicoterapia che usa la EADC, no? Che è questa forma di intervento che in due sedute, una di preparazione e l'altra poi di esperienza, che in due sedute consente appunto alla persona in lutto di avere un'esperienza di after death communication, no? E questo tipo di corso però tengo a sottolineare che è rivolto esclusivamente a psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, perché che sono loro che adottano questo tipo di terapia. E dove si terrà? Ecco, infatti non l'ho detto, non l'ho scritto nell'annuncio che ho fatto perché dipende dal numero di iscritti. Se il numero di iscritti sarà più modesto, si terrà in un posto più piccolo, ma se sarà più grande dovrò allargare gli spazi, soprattutto in questi tempi. Come voi sapete, c'è bisogno di spazi congrui e quindi ecco perché per il momento, ma soltanto per il momento, soltanto per, diciamo, temporaneamente, cioè ora stiamo parlando di luglio, entro luglio io saprò dire dove si terrà in base agli iscritti che già ci saranno. Poi, dunque, date queste conoscenze di salute morto o morte clinica, come vanno inquadrate le donazioni di organi? Ma la donazione di organi nel momento in cui ormai il corpo è stato abbandonato, non credo proprio che dovrebbe suscitare problemi. In fondo è una cosa che va incontro al bisogno di un'altra persona che sta male, che sta soffrendo. Quindi penso che sia uno degli esiti migliori che può avere il nostro corpo quando noi lo abbiamo definitivamente abbandonato. E di là,
Si usa ripresentarsi con le sembianze che si avevano in vita terrena, ma ovviamente questo è del tutto indipendente, non devi dirlo, dal destino che ha il nostro corpo. È interessante vedere che di là la veste assunta dal nostro corpo è la veste migliore che il nostro corpo poteva avere, per cui senza nessuna malattia, senza nessun handicap, no? Di là si può scegliere il corpo, il proprio corpo nel modo che più ci piace. Quindi, come possono allontanarsi dai compiti che sono loro assegnati per restare a noi vicino? Allora, che i compiti loro assegnati consistono anche nello stare a noi vicino. E questo è il fatto, cioè coincidono le cose, o meglio, si sovrappongono almeno parzialmente. È chiaro che loro non fanno solo questo, no? Infatti lo dicono nelle esperienze degli ADC, affermano proprio che possono fare altre cose, però fanno anche questo, lo fanno tutti. È un loro, come dire, è un compito, ma non un compito cui debbono ubbidire perché sono costretti, è un compito che sentono per l'amore che hanno per noi. Quindi diciamo, non c'è contraddizione tra questo loro compito e altri compiti che possono svolgere. Però è interessante notare una cosa, e cioè uno dei messaggi che ci mandano è anche, guardate, cercate di apprezzare la vita, cercate di gioire della vita. La vita è sì, è una missione, nella vita abbiamo dei compiti, però uno dei compiti, per così dire, è anche quello di gioire insieme, di riuscire a condividere con allegria i nostri spiriti, no? E quindi ci dicono che è importante anche poter trovare la strada di sorridere e di giocare insieme, no? Fin da quando siamo bambini, in fondo, no? Quindi è importante la convivialità. È importante il piacere di stare insieme, ma di stare insieme nel modo più sano. Ed è interessante che loro ci dicono che anche di là questa cosa accade, per cui ci dicono che anche di là non è che si limitano a fare, non è che si trovano come in un esercito che deve compiere sempre delle missioni. Anche di là loro hanno la possibilità di vivere delle esperienze di gioia che sono soltanto di gioco, di gioia, di incontro felice, e ci dicono anche che possono avere la possibilità di realizzare a loro volontà qualsiasi scenario terreno che a loro è piaciuto. Per cui se a loro piaceva andare al mare, loro possono semplicemente con il loro desiderio creare un'ambientazione marina e vivere le esperienze marine. E possono anche condividere questo tipo di esperienze con altre persone. Se gli piaceva andare in campagna, possono fare la stessa cosa con la campagna e via dicendo. Quindi, attenzione, non vediamo la vita soltanto come un sacrificio e nemmeno la vita nell'aldilà, no? È importante. Loro ci dicono che è importantissimo saper riconoscere l'aspetto gioioso della vita. E ce lo dicono anche facendoci da modello, dicendoci che anche di là si può fare la stessa cosa, e probabilmente ancora meglio di quanto riusciamo a farla di qua. Dunque, infatti, mi sono sempre sentito dire che devo cercare di non piangere, Sofia, perché questo danneggia chi è morto, ma questo aggiunge senso di colpa al dolore. Bravissima, infatti è quello che dicevo prima. Questa cosa è veramente pericolosa perché aggiunge pure senso di colpa al dolore. Quindi io ora non so se prima c'eri quando io ho fatto quel discorso, però ora non ci posso ritornare, tanto basta risentire la registrazione, ma sono perfettamente d'accordo che questa è una, come dire, questa è una interpretazione, è un mito che è molto pericoloso e che tende a danneggiare le persone.
e tende a danneggiare l'elaborazione del lutto, perché questo è il discorso che ho fatto prima, è che non corrisponde assolutamente, almeno a quella che è l'esperienza che fanno i miei pazienti con la IADC. Allora, in che città ricevo? Io ricevo a Roma, anche se adesso, prima dell'estate, non riceverò perché oramai lo studio lo aprirò dopo l'estate, cioè a settembre. Comunque, le persone che non sono di Roma, è bene che vadano da psicoterapeuti che fanno la IADC Therapy, che sono loro più vicini. Quindi è importante andare, se si vuole avere questo tipo di esperienza, su un sito che si chiama www.iadctherapy.it. In questo sito, che raggruppa la collettività, la comunità degli psicoterapeuti che sono appunto psicologi, psicoterapeuti e psichiatri che realizzano la IADC. In questo sito c'è una pagina di psicoterapeuti e contatti dove c'è l'elenco di tutti quanti gli psicoterapeuti divisi per regione. E a quel punto si può andare da quello che è più vicino. È bene andare da quello che è più vicino perché, anche perché così si evitano di fare una sorta di viaggi della speranza che non sono la cosa migliore per avere la IADC, nel senso che l'ansia di prestazione può ostacolare lo stato di recettività. Naturalmente è difficile non avere ansia di prestazione. Noi psicoterapeuti poi sappiamo come gestirla, questa ansia di prestazione, però nemmeno la dobbiamo alimentare, no? Allora, se lo psicoterapeuta è nella stessa città che l'ideale, oppure in una città non troppo lontano, l'ansia di prestazione può diminuire, può essere più gestita. Perché? Perché se per caso nell'arco della seconda seduta non si è raggiunta la IADC, e questo succede nel 25% dei casi, quindi abbiamo un caso su quattro in cui in seconda seduta la IADC non si è riuscita a realizzare, però ecco, quando questo accade si può facilmente tornare dallo psicoterapeuta per una terza, una quarta seduta. Se la persona sta a Palermo e io sto a Roma, tutto ciò naturalmente è molto difficile. Quindi io suggerisco vivamente di andare dal terapeuta vicino. Allora, io credo che a questo punto, avendo fatto le 11 e mezza, quindi sono 2 ore che ci stiamo confrontando, sono molto contento. Credo che ci siamo detti delle cose che forse potranno essere utili, che potranno essere state stimolanti. Vi ringrazio chiaramente dell'attenzione che avete dato a questa videoconferenza, della vostra vivissima partecipazione e spero di potervi rincontrare presto. A presto.